La messa è una celebrazione unica in tutti i sensi, nel senso che è straordinaria, ma anche perché è formata da diverse parti, ma è un'unica realtà indissolubile, fortemente legata, anche se possiamo dire che è legata da due grandissimi elementi, una prima parte chiamata liturgia della parola e una seconda parte chiamata liturgia eucaristica. A dire il vero, la liturgia della parola è introdotto da un'altra piccola parte che poi entra a far parte della liturgia della parola ed è chiamata la parte dei riti iniziali, esattamente come la liturgia eucaristica è preparata e poi ingloba quelli che vengono chiamati riti di offertorio. Ognuna di queste parti, ricordiamocelo, è formata da gesti, segni e parole che noi tutti facciamo, chi presiede, cioè il sacerdote, e tutta l'assemblea, a formare un'unica grande liturgia. A proposito, la parola liturgia significa quell'insieme di riti, di gesti e di parole che formano una celebrazione. Ma questa parola ha un'origine antichissima, è legata alla parola laos o leios, che a volte è diventato lios, da cui poi arriverà la parola liturgia. Questa parola laos significa soprattutto popolo, e cioè tutti noi. La celebrazione della messa, che è unica, non riguarda soltanto quello che fa il prete, perché è un atto che coinvolge tutti noi siamo protagonisti, ovviamente, attorno a Gesù.